Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova guida per i set dungeon. Oggi parliamo del Monaco, finalmente, e parliamo del set Uliana. Allora, innanzitutto sono dall'account di un amico, quindi non ve la prendete per la quantità di primordiali che sto giocando. E ciao Dragonlord, che è pigro e quindi non se li fa da solo e chiede a me di farli. Vai. Comunque, allora, per iniziare, nel cubo vi consiglio un flusso dell'eternità perché vi aumenta i danni di colpo delle 7 direzioni del 100% e riduce il tempo di recupero. Essendo un'arma a due mani è meglio metterla nel cubo, però alla fine non dovreste avere problemi, quindi potete tranquillamente metterla anche addosso. E, come altre armi vi consiglio un artiglio del leone perché il colpo delle 7 direzioni ottiene 7 colpi aggiuntivi. E questo perché, non perché ci sia particolarmente bisogno di danno, ma perché solitamente mettiamo le gemme della destrezza, quindi per un aumento del danno nel petto e nelle gambe, mentre in questo set prendiamo abbastanza danno e potremmo aver bisogno di recuperare mostri e ammucchiarli, quindi potremmo dover girare intorno ai mostri e per evitare di prendere troppi danni conviene mettere queste gemme. Per aumentare le resistenze nel petto e nelle gambe. Quindi, se togliamo danno da qui, conviene aumentare danno qui. Poi, altra arma in Geom conviene perché vi abbassa i tempi di recupero e quindi in pratica fate colpo impetuoso a manetta. Poi, comunque, ovviamente avete bisogno dei 5 pezzi del set. Momentaneamente ne sto giocando 5 addosso e una magnificenza regale, parlando dei primordiali. E per avere il bonus dei 6 pezzi, perché ne sto giocando 5, perché il sesto pezzo sarebbero le gambe. Però siccome al posto delle gambe sono molto molto comodi, sì, guardate che figata questi, guardate quanto sono belli, accidenta a te. E quindi al posto delle gambe stiamo giocando stivali ingannevoli perché è comodo poter passare attraverso i mob per andarli ad ammucchiare. Quindi vi consiglio 5 pezzi del set, non le gambe, al posto delle gambe stivali ingannevoli e magnificenza regale come anello per chiudere il bonus. Allora, lo slot di anelli e incantesimi e di anelli e amuleti sono assolutamente a vostra discrezione, non c'è veramente nessun bisogno di giocare nessun set particolare, tant'è vero che sto giocando solo pegno perché mi aumenta il danno e non rosa, per esempio. Quindi potete mettere quello che volete, l'unica cosa che è assolutamente fondamentale è la stella di Ascarant perché vi rende immune ai danni da fuoco e in questo set se prendete danni da fuoco fallite. Quindi dovete assolutamente giocare una stella di Ascarant o nel cubo o addosso. E lo stesso discorso vale per l'anello della magnificenza regale. Quindi questi due sono fondamentali, poi gli altri oggetti io sto giocando Zodiaco e Pegno del Viaggiatore ma solo perché mi aumentano il danno. Quindi potete mettere quello che volete. Altro oggetto che è molto importante avere e preferibilmente nel cubo è la pietra folle perché il colpo delle 7 direzioni applica l'effetto di palmo esplosivo. È tutto basato il set sul palmo esplosivo, quindi è molto comodo il fatto che lo faccia al posto vostro. Comunque io nel dubbio l'ho anche messo, magari per palmare qualche nemico prima che esploda. Ora. Potete mettere in realtà o la pietra folle o gli stivali ingannevoli nel cubo e quindi a questo punto giocare o non la testa di Uliana o non le gambe. Io in questo momento sto giocando in questa impostazione, voi potete scambiare questi due oggetti nel cubo, quello che preferite. Poi, per un discorso di riduzione dei danni, vincolo dei perduti, perché ogni colpo delle 7 direzioni conferisce una riduzione dei danni dal 4 al 5% per 7 secondi, quindi siccome come dicevo i danni in questo set non ne fanno pochissimi, potrebbe convenire giocarla. E, comunque, le cose vabbè, e poi polsiere di Gungdo, perché quando un nemico esplode a causa di palmo esplosivo, l'abilità viene applicata sui nemici colpiti dall'esplosione. Quindi, in pratica, fate scoppiare tutta la mappa. Quindi, le gemme potete anche mettere al posto dei diamanti, potete anche mettere le ametiste per aumentare la percentuale di vita. Comunque, avete bisogno di qualcosa che vi riduca il danno, quindi la cinta, le gemme. E poi per quanto riguarda le gemme leggendarie, vi consiglio una rovina dei potenti contro gli elite, anche se in realtà una volta che palmate qualcosa e poi fate colpo delle 7 direzioni scoppia veramente qualunque cosa. E rovina dei prigionieri, perché aumenta un minimo il danno. E la Gogok per una riduzione dei tempi di recupero, non che ce ne sia bisogno, però l'abitudine poi ci aumenta un po' l'armatura. Ci può stare, se preferite potete giocare anche l'interiore dell'ungulato ardente. Per aumentare ulteriormente la rigenerazione di vita. Oppure la guardia mutilante per ridurre i danni che prendete in mischia. Per quanto riguarda l'equipaggiamento, quindi vabbè, ovviamente
Nell'elmo potete mettere il diamante per i tempi di recupero, oppure potete anche mettere l'ametista per aumentare la vita a vostra discrezione. Comunque, questo per quanto riguarda l'equipaggiamento, siamo a posto. Un'altra cosa che vi consiglio, anzi che vi sconsiglio, è di portare in giro un qualunque seguace. Non avete bisogno, tanto i danni ne fate abbastanza e non vi aiuta in nessun modo, anzi vi dà fastidio perché mentre voi cercate di ammucchiare i mob per colpirne 15 insieme, ve li uccide. Quindi no, non è una grande idea portarsi il templare o qualunque altro seguace. Poi, per quanto riguarda le abilità, Luce di Ithar ci riduce i tempi di recupero. Può far comodo, se preferite qualunque altra abilità potete scambiarla, non è fondamentale. Anche se in realtà Colpo del Ciclone lo usate abbastanza e quindi è importantissimo però usare l'elevazione spirituale. Quindi questa è importante perché incrementa lo spirito massimo e ne aumenta la rigenerazione di 4 al secondo. Quindi siccome potreste aver bisogno di fare spesso Colpo del Ciclone, conviene giocare l'elevazione spirituale. Passo celere per un aumento della velocità di movimento. Armonia, chi gioca monaco DPS sa che deve avere nelle secondarie dei pezzi una resistenza a un elemento singolo, preferibilmente lo stesso elemento su tutti i pezzi, e quindi questa passiva è molto comoda se avete i pezzi da DPS perché vi aumenta ulteriormente le resistenze. Poi come abilità Via dei 100 Pugni per avere comunque una primaria che vi recuperi spirito se ne avete bisogno. Come runa ho messo i colpi critici aumentano, cioè sarebbe pugni fiammeggianti, perché i colpi critici aumentano la velocità d'attacco e di movimento. Potreste averne bisogno. Colpo del ciclone è fondamentale perché li dovete ammucchiare questi mob e quindi questa runa vi aumenta il raggio in cui vi attira i mob ed è comoda. Colpo impetuoso, argento vivo, potreste mettere anche via della stella cadente perché dopo averlo usato vi aumenta la velocità di movimento. Io personalmente preferisco argento vivo, però la runa è a vostra scelta. Colpo delle sette direzioni con attacco continuato. È fondamentale colpo delle sette direzioni perché altrimenti non fate scoppiare nessuno. E il monaco si avventa contro i nemici circostanti infliggendo danno aumentato con 7 colpi. Quindi questa runa ci può far molto comodo. Palmo esplosivo, dovreste già palmare tutto grazie alla pietra folle e alle altre abilità. Però nel dubbio, nel caso in cui qualcuno non fosse sotto l'effetto di palmo, potete palmarlo con questo. La runa spirito forte, più o meno indifferente, questa recupera spirito, ma più o meno indifferente. Epifania, noterete che io non la userò mai, non perché non la sappia usare, ma perché me la scordo. Non sono abituato a giocare monaco e non sono abituato a usare Epifania. Ecco perché preferisco argento vivo come runa. Comunque è comoda se magari siete più abili di me con il monaco. Perché vi consente di avere in pratica ulteriori cariche per spostarvi più velocemente. Quindi, e poi eventualmente vi recupera vita al secondo se ne aveste bisogno. Comunque, diciamo che non è fondamentale. Le cose fondamentali sono questa e questa. Questa, se disgraziatamente non riuscite a colpire bene i nemici e quindi palmarli con il colpo delle sette direzioni. E questa per spostarci. Quindi, ricapitolando, una, due, tre fondamentali. Questa opzionale. Poi, per quanto riguarda gli oggetti, questa molto molto utile, fondamentale, molto utile, quasi fondamentale, il set, vabbè, e magnificenza regale in questa build è fondamentale. E vi consiglio anche vincolo dei perduti, per il resto sono più o meno tutti opzionali. Passiamo ora alla realizzazione di questo set. Allora, intanto un altro consiglio che posso darvi è quello di, nella prima casella, la casella base dei punti eccellenza, di dare massimo allo spirito e massimo alla velocità di movimento. Tutto quello che avanza, quindi fate massimo allo spirito e alla velocità di movimento. Tutto quello che avanza lo buttate su vitalità, sempre per il discorso che avete bisogno sicuramente più di vita che di danno. Poi il set si trova, dovete andare a atto 5, enclave dei sopravvissuti, spostarvi verso l'alto, verso la cattedrale di Zakarum e una volta arrivati alla cattedrale di Zakarum vi trovate che in alto a sinistra avete la prova dello stratagemma di Uliana. Allora, cosa dobbiamo fare? Non subire danni da fuoco per la durata della prova, non ce ne importa nulla perché tanto ci pensa la stella di Ascarant. Poi, fai esplodere contemporaneamente 15 nemici con palmo esplosivo per 4 volte. Dovete ovviamente, non potete permettervi di palmare e uccidere qualunque cosa a vista perché altrimenti fallite il set. Quindi dovete cercare prima di fare questo obiettivo, facendovi un minimo inseguire dai nemici e quindi
dovete stare un pochino attenti. Ecco, vedete, di solito in questa stanza all'inizio ci sono sempre una buona quantità di mob. Non sempre, sempre, però molto spesso ci sono. Poi fate tre attacchi di primaria e poi fate colpo delle sette direzioni. Ecco, poi per l'appunto, come vedete, non sempre i mob sono disposti in maniera intelligente, perché tante volte capita che ce ne sono mucchietti vari. Questi in realtà converrebbe ucciderli senza starsi a preoccupare di perdere tempo a raggrupparli, ma ci proviamo lo stesso. Ok. Poi al minimo so 14. Questi proprio non mi vogliono seguire, questo scheletro maledetto. Ok, gli elite vi congelano, quindi attenzione agli elite. Ok, qui non sono abbastanza. Nella stanza successiva probabilmente ce ne sono abbastanza, ma non ho voglia di perdere tempo perché già ne ho perso abbastanza. Ecco, infatti vedete, qui non c'è neanche bisogno di ammucchiare. Erano già messi tutti in posa erano. Ok, qui ce ne sono abbastanza per fare uno almeno, se non anche due obiettivi. Quindi dove vai? Eccoli qua. Obiettivo primario completato, quindi non avevamo neanche bisogno di starci a perdere tempo. Attenzione in queste stanze, perché spesso capita, mi è capitato di vedere che ci stanno un singolo mob, quindi magari voi non ci fate caso e poi ve li perdete. Quindi attenzione, non lasciate assolutamente nulla dietro. Una volta che avete fatto l'obiettivo, a questo punto, senza tante sofisticatezze, andate avanti e distruggete tutto. Tanto la mappa con i teschietti dopo l'ultimo aggiornamento vi indica dove stanno i mostri, quindi non dovreste avere difficoltà a trovarli. Dico non dovreste, perché poi a volte uno magari non ci fa caso. Ecco, se non vi muovete guardando la mappa, c'è il rischio che ve li perdiate. Quindi attenzione, esplorate tutti gli angolini un minimo consistenti di mappa, perché c'è il rischio che ve li perdete. Poi come vedete ci sono molte stanze in cui riuscite a fare tranquillamente l'obiettivo, tipo in queste stanze qua solitamente ce ne sono un sacco, o intorno alle grate. Adesso in questo caso non ce ne sono, però erano anche di là, c'erano intorno alle grate messi parecchi. Controlliamo che non ci fosse niente. Ok. Ecco lassù, ho visto già un elite, però visto che la mappa è fatta in questa maniera, controlliamo di non aver lasciato niente qua sopra. Come vedete il set non è che è granché difficile. Una volta fatto l'obiettivo, e per fare l'obiettivo dovete semplicemente stare un minimo attenti a non ucciderli, diciamo, senza aver fatto un minimo di calcolo su quanti siano. Poi una volta fatto l'obiettivo, ma guardate questo dove si è andato a mettere. Poi fatto, una volta fatto l'obiettivo, tutto il resto è semplicemente correre, ammucchiare e spaccare. Ne manca uno, eccolo. Ed ecco qua, allora il tempo ce n'è in abbondanza, come vedete. Allora, per quanto riguarda la mappa, è un minimo complicata, nel senso che non potete fare un giro semplicemente circolare, quindi voi partite da qua, solitamente l'obiettivo, diciamo, in questa zona o massimo questa zona ne avete fatto almeno uno, intorno o queste grate o in questa parte qua. Poi a volte sono anche ammucchiati qua, qui quasi sempre ne fate uno. E poi a quel punto dovete semplicemente scegliere, diciamo, uno dei giri migliori è arrivati qua, girate a sinistra, venite su da questa parte qua, poi una volta arrivati su da di qua, ritornate giù, fate questo giro
e tornate su. Questo probabilmente è uno dei giri migliori. Certo, chiaramente una volta che state facendo il set dungeon non è che avete tutto il tempo, magari se non siete praticissimi, di stare a fare i calcoli di mappa, però io vi consiglio, partite da qua, arrivate in questo punto, fate un obiettivo qua, poi andate su, tutto a sinistra, tornate giù, oppure potete anche passare da sopra, al contrario, è indifferente. Comunque in questa parte qua non vi consente di fare un giro, diciamo, circolare, quindi dovete per forza a un certo punto tornare indietro, quindi vi consiglio di fare questo giro qui. Quindi, come avete visto, il set è abbastanza facile, dovete un minimo farvi rincorrere, ma neanche troppo, perché i mob comunque ci sono, il tempo ce n'è in abbondanza, il danno ce n'è, anche se ci abbiamo scritto veramente poco. E questa build vi consente di fare questo set in maniera veramente molto tranquilla. Se avete notato, mai usato palmo esplosivo, mai usato epifania. Quindi sono anche queste abilità che di cui potete fare a meno, insomma, non sono fondamentali. In bocca al lupo per il vostro set, e per qualunque dubbio scrivete sotto il video oppure contattatemi. Bene, siamo giunti al termine dell'episodio, spero che questa guida possa esservi utile. Nelle prossime puntate analizzeremo tutti gli altri set dungeon, build e molto altro, quindi non dimenticate di supportarci con un like e iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati. Se avete suggerimenti o richieste particolari, comunicateci tutto nei commenti e cercheremo di accontentarvi appena possibile. Ciao a tutti e buon game da Nubis!